Ancora buongiorno al dottor Claudio Ferentino, giudice di pace, e all'avvocato Roberto Nicodemi. Manovra di Ferragosto, a Ferragosto ne succede di ogni, ce ne dà a sapere anche Luca Goldoni nell'86 col suo libro Vai tranquillo che poi loro ti fregano. Cosa accadde? Cos'è accaduto a Ferragosto e questa manovra quanto ha condizionato ovviamente, meno matto, proprio la struttura in riferimento anche al ruolo del giudice di pace? Allora, io mi ricollego a quello che è stato detto poc'anzi in questo senso. È chiaro che il fatto di conciliare due litiganti funziona tanto più è funzionale lo strumento giudiziario, no? Quindi se fare una causa comporta tempi certi e sviluppi prevedibili, è una precondizione di tanto più queste condizioni sono rispettate, tanto più una conciliazione può portare a un risultato positivo. Lo dico perché noi inizialmente, quindi nella parte iniziale del nostro percorso e tutt'oggi, nel procedimento davanti al giudice di pace è prevista la conciliazione. Anche noi tentiamo di mettere d'accordo le parti prima di andare a conseguenze di dover decidere una causa. Questo però lo facciamo come è stato. Oggi la media conciliazione è privata e si paga e si somma i costi di una causa. Quindi c'è una fase di media conciliazione obbligatoria prima, che si paga come si paga agli organismi privati, e una fase contenziosa dopo, con tasse recentemente aumentate, che si fa davanti all'autorità giudiziaria. Dopodiché parliamo del servizio. E noi eravamo capillarmente sul territorio e rispondevamo a una domanda che, come si intuisce, c'era e c'è, perché oggi come oggi non è che le cartelle esattoriali vanno a diminuire le multe men che mai. Quindi, che cosa prevede il progetto di riorganizzazione sul territorio? La soppressione di due terzi degli uffici giudiziari del giudice di pace presenti in Italia. Questa cosa qui ha delle ricadute molto importanti sulla fruibilità del servizio, considerato che per una serie di faccende, come per esempio le multe di cui parlavo prima, il cittadino si può rivolgere al giudice senza bisogno di un avvocato. Quindi in questo senso disagiare l'accesso significa praticamente contrarre la domanda di giustizia. Ecco, senza l'avvocato, però credo che c'entri molto invece la figura, perché noi parliamo di mediazione ed è un fatto relativamente nuovo, avvocato Sì, Nicodemi, per quello che sicuramente posso è nuovo. pensare. Io, se mi permette un attimo di Prego. aprire una piccola parentesi, io qua non vorrei creare un'antitesi, una Certo. contrapposizione fra causa e mediazione. Come diceva il dottor Fiorentino, in realtà queste due figure tra di loro non dovrebbero essere alternative. Noi dovremmo in realtà avere due figure complementari, cioè la possibilità per un cittadino di rivolgersi volontariamente ad un organismo di mediazione e risolvere in via stragiudiziale il proprio conflitto, o viceversa, avere il diritto di rivolgersi ad un giudice il quale possa poi esprimere la propria posizione in base al diritto su quella che è l'oggetto del conflitto, della conflittualità. La mediazione, ritornando al discorso della mediazione, dobbiamo dire che la mediazione, almeno in Italia, è una figura, un istituto nuovo che nasce da una direttiva europea della 52 del 2008, che è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 28 del 2010. È stata poi integrata da due decreti ministeriali, uno è il 180 del 2010, l'altro è il 145 del 2011. Con questi due provvedimenti normativi abbiamo cercato di dare attuazione a questa nuova figura. Questa nuova figura, come dice giustamente lei, può essere una soluzione diversa per la conflittualità. In Italia gli è stato dato un taglio utile a eliminare, a diminuire il contenzioso attualmente pendente di fronte ai giudici, di fronte agli organi giudiziari. Quindi figure assolutamente complementari, non credo che ci sia un livello di conflitto tra queste due figure. Assolutamente no, nel senso che tanto più funzioniamo meglio noi e tanto più funziona un procedimento di conciliazione. Certo. Il vostro
È anche un ruolo assolutamente riconosciuto dal punto di vista giuridico, quindi voi potete emettere condanne, potete condannare, giusto? Assolutamente sì. E, prima si andava di fronte al giudice di pace, mi corregga se sbaglio, avvocato Nicotemi, senza sì. La figura sussidiaria dell'avvocato. Oggi invece è possibile fare ricorso anche a questo. No, diciamo che l'intervento, la rappresentanza processuale di un cittadino varia in base al valore della causa. E abbiamo avuto degli interventi del 2011 che hanno elevato questa soglia. Precedentemente fino a 1 milione di lire c'era la possibilità al cittadino di non avere un proprio procuratore, un proprio avvocato, ma poteva rappresentarsi da solo. Con gli interventi normativi del 2011 è stata alzata questa possibilità fino a 1000 euro. Quello che è importante è porre in evidenza come la giustizia rappresenta un servizio basilare come la medicina, come la sanità, perché comunque noi viviamo in una società fondata sul diritto, su delle regole. Se queste regole non vengono fatte rispettare si ha difficoltà ad andare avanti, quindi noi abbiamo bisogno di una giustizia che sia funzionale. La giustizia oggi come oggi si trova in una grave crisi e specialmente esiste una difficoltà di accesso, perché quello a cui ha fatto riferimento prima in modo molto veloce il dottor Fiorentino è stato proprio quello di porre in evidenza come nell'ultimo anno ci sono stati ben 3 aumenti dei contributi unici, cioè 3 aumenti del costo di accesso della giustizia in Italia, il che rende logicamente meno comunque possibile per il cittadino normale rivolgersi alla giustizia. Prego. Sì, il contributo unificato sarebbe il costo del biglietto che si stacca nel momento in cui si propone una causa civile davanti a un ufficio giudiziario, per chiarire. Quindi questi costi hanno avuto un'impennata recentemente. Quanti giudici di pace abbiamo a Roma? A Roma sono 220 in organico, però in una situazione particolare che stiamo vivendo, per cui il reclutamento dei giudici è bloccato e rimarrà bloccato finché non decideranno definitivamente come distribuire i presidi sul territorio, sono molto meno, sono circa 140 in servizio, mi pare. 140. Quante cause, a fronte di quante cause l'anno? Nella complessità, ovviamente stimando Roma, la nostra città? Guardi, io per quanto riguarda l'ufficio di Roma lavora comunque su grossi numeri. Se vuole posso superarlo io. Quello che dico, Roma comunque ha circa 100.000 cause l'anno tra sanzioni amministrative e cause ordinarie. Logicamente io penso che il dottor Fiorentino possa darci un quadro migliore su quello che è una sezione distaccata, che è quella di Ostia, che ha un'importanza particolare e che dovrebbe essere tra quelle sedi che potrebbero essere eliminate. Allora, questa importanza evinciamola dai numeri. Quante cause affrontate l'anno? Ad Ostia, intendo, nel suo distaccamento, nel suo ufficio? Allora, nel 2009 abbiamo avuto un boom di circa 6.500 cause civili, oltre al settore penale, che ci impegna mediamente per qualche centinaio, 400-500 procedimenti l'anno. La specificità di Ostia sta nel fatto che a fronte dei 10 giudici previsti in pianta organica ne è rimasto solo uno, che sono io qui davanti a lei, per cui tutto questo carico si riversa chiaramente su un solo magistrato che fa fatica. Tradendo anche il principio originale, che era quello di smaltire e comunque sostenere, dare una mano, no, alla giustizia. Ma quello, il giudice di pace doveva essere per antonomasia il giudice vicino al cittadino, quello che in qualche modo, il termine stesso, il giudice di pace, nasce proprio prendendo dalla common law. Ha avuto tutto il suo fascino, ricordo, ascese molto, giudice tutti al mio paese con le mute, dal giudice di pace ad Albano, dal giudice di pace, tutti ascesi. Perfetto, lei ha individuato benissimo, il giudice di pace era quel giudice, chiamiamolo minore, che però andava incontro ai grossi problemi quotidiani del cittadino, venne preso dalla common law, cioè esisteva il giudice di pace nel 700-800 ed era quel giudice che andava presso i paesi, si poneva al centro della piazza e dava la soluzione dei problemi ai cittadini. Questo era. Quest'ulteriore ordine, vuole aggiungere qualcosa? Prego. No, speriamo che il tetto non ce lo levano. Per adesso la prospettiva è che da Ostia mi mandano via Teulada.
Io però vicino al cittadino c'è il cavallo della RAI, le tiene compagnia al cavallo della RAI. Ci rimarrei volentieri vicino al cittadino, insomma, anche perché poi i disagi sono evidenti, no? Negli spostamenti. Ovviamente la mia domanda è posta con la preoccupazione del cittadino medio, certo. Perché la figura del mediatore, che qui rappresenta ovviamente l'avvocato Roberto Nicodemi, dovrebbe essere una figura non solo di compendio, ma una figura assolutamente efficiente. Voi, a differenza però del magistrato, proprio come organizzazione avete una manovra più ampia, cioè fate anche corsa... Io prima di tutto faccio, prima di essere tra virgolette coordinatore dell'organismo di mediazione, io personalmente non sono mediatore, io sono il coordinatore dell'organismo. Prima di tutto sono un avvocato, sono colui che logicamente in giudizio rappresenta il cittadino e quindi cerca di portare dinanzi al giudice quelli che sono i diritti. La mediazione nella sua figura è totalmente svincolata rispetto al giudizio dagli aspetti giuridici. Cioè quello che lei dice giustamente ha una maggiore manovra, il mediatore lo ha sicuramente perché non ha quel legame, quel vincolo giuridico a cui il giudice deve attenersi. Quindi ha un modo di porsi diverso, una soluzione delle problematiche basate su delle tecniche che non fanno riferimento a degli aspetti giuridici, ma utilizzano anche gli aspetti giuridici. Poi c'è una domanda che è più generale, ve la faccio prima, ma a voi non serve il tempo per riflettere. Vi va di parlare anche di quelli che sono nella generalità i problemi più grandi della giustizia, perché in questo paese la giustizia non funziona? Se vuole non funziona perché poi a volte anche qui ci si perde dietro il titolo, l'enfasi.